Chi è? Ma sto Sina? Chi è? Sina? Vuoi bere? Sina, goga. Sta madama che ha fatto 100k, vogliamo parlare? Vabbè. Fa i numeri di uno famoso che si compra di più. Che si compra poco. Perché più, perché non ha, perché l'etichetta non prende più, lui non gliele dà. Esatto. Ah! Ciao ragazzi! Felice ragazzo! Fine merda! Sigla! Anche se ci cerca di fare la guerra! Figli della merda! Anche se ci tengono i piedi per terra! Figli della merda! Anche se ci cerca di fare la guerra! Figli della merda! Anche se ci tengono i piedi per terra! Figli della merda! Prima non l'abbiamo andata. Meno male, meno male. Allora c'è la puntata dei Måneskin senza sigla. Chi è questo? Le tue amiche che dovevano farmi la sigla, che fine hanno fatto? Ah, boh. Cioè io la sigla, sono amica di Barlo. Ah, ma tu devi essere messo la sigla di MJ? Sì. Ah, non la mando più. Cosa c'è? I Maroon 5? Ma ancora campano questi? Ma chi? I Maroon 5? Come li hai visti? Ma hai in scaletta. Allora, andiamo in tendenze. No. Cosa c'è da fare? No. Cosa c'è? XXXTentacion facciamo stasera. Ma non è morto? Oddio. Avrà fatto una indigestione di codeina. Chi? Ah, sì. Andare all'ospedale con lo sciroppo della tosse, ce ne vuole. Più facile. Allora. Cos'è che parte la roba? Roba. Cos'è? Sempre dal polo? No, non ho capito perché sia partita questa. Ma dai, raga, c'ho. Cos'è? C'ho il che? No, il Gnorchelli. No, io Gnorchelli. No, raga, ho visto già la scena. Io voglio morire male. Io Gnorchelli, no. Ma perché YouTube è una merda oggi? Non voglio spaccare. È sempre tutto. Una merda YouTube. Da 6 anni a sta parte. Quindi YouTube fa cagare, vuoi dire? Buonasera, figli della merda. Uè, ragazzi, come va? Che fallimento. Canale Morente, Canale Morente. Allora, mi piace. Canale Morente. Però delle luci di Simone. Sì. Chiunque riposti questa puntata di Arcade Boy sarà strikeato. Arcade Boy. Arcade Bot. Raga! Consigliamo Arcade Bot di prima. Dai, dai, dai. Tutto dai. Questo perché non abbiamo Junior Kelly. Ma purtroppo ci tocca. Ci siamo uniti nella nostra bellissima cassa. No, lo stavo parlando di Junior Kelly, sono cassa. Pronti per fare? Pronto. Senti un po', domanda agli utenti, quante volte si può timbrare un biglietto ordinario prima di conciarlo così? Allora scrivete qua sotto, secondo voi, quante volte si può timbrare un biglietto ordinario prima di prendere la multa? E ci vediamo alla prossima puntata di Arcade Boy! Ciao raga! No, non possiamo, non abbiamo fatto niente. Ah, appunto, non è stato, dobbiamo cominciare. Che geniale. È genialissima, per carità, però non si può fare. Ti ricordi quando all'inizio non facevamo le cose? Mi ricordo una reaction che non abbiamo fatto niente. Non abbiamo fatto niente, la gente impazziva, è una reaction. Raga. Dai, non la facciamo. No, dobbiamo tornare. Ma senti, io dobbiamo tornare. Vabbè, raga, noi siamo tornati. Perché purtroppo... Circa! Maglietta storica, la sigla. No, ma non le fanno più. Sì, così ti sconvolge anche le screen. Io sono in ci mandate la roba nuova che è inverno, fa freddo. Allora, i mitici, quelli tutti neri. Junior Kelly, Bulldozer, produzione Junior Kelly. Poteva fare Bulldozer, ha tutto lo storytelling. Questa, ha fatto questa campagna di marketing, che poi io secondo me non è una campagna di marketing, secondo me è una cosa che si è inventata. Campagna, periferia. In corso d'opera. Non è che se c'è il tutti quanti hanno pensato che fosse una vera campagna di marketing, ma secondo me è una minchiata che si è inventato. Lui durante una canzone mille anni fa ha detto sono un bulldozer e poi ha detto io ho anticipato questa canzone. Ma se conosce quattro vocaboli gira tutto intorno a quello. E poi diceva basta perdere cioè, Jeremy Buxton non esisteva, era il suo produttore. Perché Jeremy Buxton ero io, mi ero invitato un produttore perché nessuno voleva collaborare con me. Questo era il messaggio di Junior Kelly. Non lo so, avevo messo silenziato. Vabbè, noi questo è Jeremy Buxton. Adesso è Jeremy Buxton lo stesso, perché Junior Kelly, quindi lui stesso che si produce, che comunque a noi. Fumagalli ha commentato. Sì, ma non ce ne frega un cazzo. Come ce ne frega un cazzo? Quello è Fumagalli. Ho capito, ma non ce ne frega un cazzo. In realtà non esiste, è uno che ci siamo inventati noi. Siamo gli stessi che scriviamo questa sì. Vita. Vai! In realtà ha dissato schioffi Fumagina. Vai! Belle ste
quando è che passerà la moda della vaporware che ci avete dato? Bella frutta. Madre. Che schiatti. Un signor che aspettore. Gabri Ponte, torna! Vuoi smetterla? Ma l'abbiamo sentita tutta? No. È uguale all'altra! Ma sciate! No. Ma raga, ma perché? Non mi riconosco. Però quando l'hai fatto di sto? Finalmente. Tu non sai chi sono, faccio i trabocchetti di sì. Metti la bocchina. Mamma mia, le autopista. Ghost Rider! Quanto dura sta merda? Raga, ma perché dura 2 minuti e 43 sembra 8 minuti? Ma anche la cassa gli ha attaccato questa roba. Dai che non sento bene la musica. No, senti la bene. Scusate, perché? Raga, la merda sta canzone. Ma cosa? Ma era uguale a streghe. Ma la linea vocale, il drop, è uguale. Più brutta se possibile. Ma poi dice a Gabri Ponte, dice fa cagare, ma c'è Gabri Ponte. Qua fa cagare, ci ha messo un shade. Devo dire una cosa. Cose. Non abbiamo registrato niente. Nell'audio no. Perché? L'audio è tutta la videocamera. Ah, lo segniamo così, tanto è una merda. Dice rispetto almeno... per la gente questo. Sì. Ma dici almeno dici. Quell'altra c'ha Gabri Ponte, è una merda, ma te lo aspetti con Gabri Ponte che faccia schifo al cazzo. Sono d'accordo. Qua faccia schifo al cazzo. Non c'ha manco Gabri Ponte. Aggio sciale, per favore, stai nel video. Vieni qua. Non devi dire niente. Fai una cosa così e poi te vai. Ti do 20 euro. Sì, sciale, fai. Viziato lì. Personalmente trovo che quando canta senza autotune non mi dispiace. Non mi dispiace. All'inizio sembrava strafigo. Hai visto? Ci siamo stupiti. All'inizio minchia entra. Guardate indietro, guardate se la mia faccia sembra stupita o sembra che voglia tagliarmi il cazzo. Beh, ma anche tu sei partito prevenuto. Io invece sono partito con l'idea che magari poteva piacermi questa volta. E invece? Ti è piaciuta? È bellissima questa canzone. Minchia, lui è il rapper che fa anche Danzoni House. Ah, ok, Two Fingers, sono morti 10 anni fa. Però, lì. Se devo dire la verità, la produzione per quanto riguarda l'elettronica spa. L'elettronica è dal 5, se sai guardare giusto. Bravissimo, se noi estrapoliamo il discorso, che una roba che non ascolteremo mai, ma se tu fossi un truzzetto di merda di quelli che vanno alle autopiste, sta roba mi chiama. Ah, voglia, ti carichi... Il testo è il classico suo, Ucciso Later! Ed è il testo che canti quando sei sull'autopista perché fa ridere, dici, ah, minchia, ascolto io. Ma lui, se lui si crea uno status così, io non sono mai. Dal voler essere a tutti i costi un rapper, perché ovviamente non è un rapper, è un'altra cosa, un'altra branca. Brancamenta. Di merda. Branca Day. Che si è staccato. Il primo concerto che ho visto nella mia vita è stato. Sì. Senti, io volevo condividere questa cosa col pubblico. Ma posso continuare il discorso? Sì. Secondo me, lui, avendo l'idea che si stacca da questa cultura rap, comunque facendo le sue cose per i cazzi suoi, si è fatto da solo. Se ti piace e ti piace questo genere di musica, ben venga per te, ascoltatela, è una figata. Che però non quando ci sono io. Tanto quando sono io. Cioè io no, per favore. Poi lui le capacità ce le ha, la produzione non è fatta male per niente. Beh, è lui stesso. Però ste cose le trovate in marketing. Dai, non ci io da piccolo. Allora, adesso voglio condividere questo mio dramma. Io da piccolo non andavo sulle autopiste perché ero un ragazzino bullizzato e ciccione. E quando andavo sulle autopiste, tutti i ragazzi più grandi, al posto di pensare alla figa, venivano e mi andavano addosso per farmi male e poi mi picchiavano. Magari perché e io ti amavano, sai quel chiodo. Sì, tu in realtà volevi scoparmi e poi hai potuto solo. Ma non è che se tu mi rompi il cazzo a me, che sono un ragazzino, allora la tua vita poi migliora. No, sei solo un frustrato e io spero che la tua vita adesso sia una merda. Ma secondo me non è così bella la sua vita, ma neanche la tua. Ma soprattutto quella di Junior Kelly, che si deve nascondere. Nasconditi, dai, stronzo. Prossima volta dai 2 euro in più a Shade, per favore. Sei maschera. Dai. Non c'ho la maschera di Hitler per Shade. Sai, mi sono la bomba. Ma perché non gli hai data la maschera di Hitler? Sì. Vai, continua. Cosa è? Non so, la maschera da banchiere. Sì, col nasone magari. Sì. Hai osservatorio delle nuove. Mi dai, mi fa male le braccia. Lo so, ma è para, fai, mandali. A 10 minuti. Adesso farò un loop di noi che facciamo così per 10 minuti. Allora, adesso starò zitto, faccio questa cosa. Zitto. Stare zitto. E poi lo replico. Vai. Madonna, mi sono stanchissimo, ragazzi.
Lo facevamo anche a Giulio così, per la stretta di... Vabbè, questo è in forma con fada. In forma di fada. Cazzo, il canto ti aiuta a stare in forma. È un dono, Marlo, che cazzo lo sai?